Salve, io sono Dario. Benvenuti su Docu Classic Italia. Nella clip di oggi, tratta dal documentario dell'86, Il tesoro sommerso della Toccia, un gruppo di sommozzatori guidati dal cacciatore di tesori, Mel Fisher, è in cerca dei relitti della nave, della Santa Margherita e della Toccia, che sono affondate da qualche parte al largo della Florida nel 1622. Nel 1979 le ricerche si spostarono su fondali molto fangosi. La compattezza del terreno poneva nuovi problemi tecnici e rendeva vani tutti gli sforzi. Le ricerche rischiavano di interrompersi da un momento all'altro. Continuavano ormai da 12 anni ed erano costate quasi 6 milioni di dollari. Fisher aveva disperatamente bisogno di trovare il tesoro. Decise di ritornare in una zona già studiata anni prima, sebbene non credesse di potervi trovare la Toccia, ma piuttosto la sua nave gemella, la Santa Margherita. Ricominciò con l'esplorare un'area dove il magnetometro aveva registrato segnali fortissimi. Okay. Simile al bastone di un moderno rabdomante, questo strumento è in grado di segnalare la presenza di oggetti metallici sott'acqua. Chip Clemons è al comando di una delle imbarcazioni di Fisher, la Bookmaker. La cosa più seccante quando usiamo il magnetometro è che non sappiamo mai che tipo di oggetto ha captato. È difficile interpretare i segnali, perché la marina usava questo tratto di mare come discarica per le bombe. E naturalmente il magnetometro segnala anche la loro presenza. Quindi ci arrivano segnali da qualsiasi oggetto di metallo che si trovi sul fondo, e il più delle volte si tratta di bombe. Nell'inverno del 1980, tra le migliaia di bombe e frammenti metallici sparsi sul fondo, i sommozzatori scoprirono ancore antichissime e pietre da zavorra. Nelle navi del XVII secolo, le pietre erano comunemente utilizzate per zavorrare la chiglia. Perciò, quando si localizza una cospicua quantità di pietre di forma regolare, si può presumere che nelle vicinanze ci sia un antico relitto. In primavera apparve chiaro che la fortuna stava cominciando a sorridere a Mel Fisher. Avevo quasi raggiunto l'ancora quando mi ha incuriosito un gruppo di pesci alla mia destra. Mi sono avvicinato e ho cominciato a distinguere i contorni di un cannone. Mi sono sentito il cuore in gola, era troppo bello. Fisher aveva infatti trovato il relitto della Margherita. Sebbene non fosse la nave che stava cercando, era comunque una scoperta notevole. L'equipaggio sta recuperando il legname che una volta formava la massiccia e potente poppa del superbo galeone spagnolo. Il mare e i secoli hanno reso i tronchi fragili come le ossa di una mummia. Tutti sono toccati e coinvolti dalla grande emozione del ritrovamento. È veramente emozionante immergersi dal ponte di una barca del XX secolo, vestiti con tute subacquee del XX secolo, per poi arrivare sul fondo e ritrovarsi a camminare su un ponte di una nave di un'epoca lontana e carica di storia. Possiamo vedere i segni lasciati da mastri d'ascia che hanno sbozzato il legname della chiglia. Vediamo i buchi dei chiodi, resti di stoffa, l'impronta che qualcuno lasciò sullo stucco 350 anni fa. È allora che ci rendiamo conto di essere a tu per tu con la storia. Queste lunghe catene d'oro erano spesso indossate dai passeggeri facoltosi di ritorno dal Nuovo Mondo. Probabilmente le nascondevano legandosele addosso, ma per i passeggeri della Margherita questa precauzione fu fatale e non fece altro che affrettarne la morte. È affascinante pensare che mentre la nave affondava c'era qualcuno che stringeva questa croce e pregava. Dai reperti della Margherita comincia a emergere un emozionante ritratto del passato. Non passa giorno senza nuove scoperte, commoventi reliquie di vita secentesca. Ogni frammento porta uno sprazzo di luce sull'epoca avventurosa e turbolenta dei conquistadores e pone a sua volta una serie di interrogativi. Il fascino delle scoperte entusiasma tutti i sommozzatori. In 2 anni, la Margherita regala a Fisher un tesoro del valore di oltre 20 milioni di dollari.
Ma le battaglie legali per l'attribuzione della proprietà dei tesori sommersi continuano. Mel Fisher ancora non sa se le ricchezze che ha pagato tanto care apparterranno mai a lui. Il 2 luglio 1982, dopo 7 anni e milioni di dollari di spese legali, la Corte Suprema degli Stati Uniti emette una sentenza che crea un precedente e contribuisce a chiarire la legislazione in materia. Secondo la sentenza del 1982, noi non solo eravamo gli scopritori del galeone, ma dato che era abbandonato da così tanto tempo, ne eravamo anche i legittimi proprietari. Avevamo diritto alla protezione del Tribunale Federale Distrettuale per tutte le nostre attività di recupero, fino al momento in cui nulla fosse rimasto da recuperare sul relitto. Questo segna una svolta importante per le ricerche di Mel Fisher. Concluse le traversie giudiziarie e trovati i fondi per le attrezzature indispensabili, Mel riprende la caccia alla Tocia. Non importa quanto sia splendido il tesoro della Margarita, lui non ha dimenticato l'obiettivo principale. Nessuno lo ha dimenticato. Alcuni di questi tesori sono ancora oggi in esposizione al Museo dei Tesori Marittimi di Mel Fisher a Key West, negli Stati Uniti. Potete trovare il link alla pagina di TripAdvisor e al profilo Facebook nella descrizione in basso a questo video. Per vedere altre grandi clip, iscrivetevi a Docu Classic Italia e cliccate sul tasto della campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle pubblicazioni dei nuovi video.